Iniziamo pelando le patate. Tagliate le patate a spicchi grossi. Teniamo a mollo le patate in acqua fredda per 20 minuti. Puliamo e tagliamo i finocchi a spicchi. E li immergiamo nell'acqua fredda. E infine peliamo le carote. Tagliamo le carote a bastoncini. E li mettiamo nell'acqua con i finocchi. Scottate le patate in acqua bollente per 10-12 minuti. E copriamo. Passato 5-6 minuti dalla cottura delle patate, uniamo i finocchi e le carote. Copriamo e lasciamo cuocere tutto altri 5-6 minuti. Passato in totale 12 minuti, andiamo a scolare le verdure. Una volta scolato bene le verdure, le disponiamo su una teglia da forno ricoperta di carta forno. Condiamo le verdure con l'olio. Il sale. Il pepe. Mi sono preparata le erbe aromatiche, salvia, rosmarino e timo, freschi. E aromatizziamo le verdure. In forno preriscaldato, ventilato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Finiamo con un altro filo di olio.
Avete mai fatto la zucca grigliata? Prepariamola insieme! Iniziate tagliando e sbucciando la zucca. E la tagliate di uno spessore di circa 3 mm. Quando la piastra sarà ben calda, grigliate la zucca circa 3 minuti, girandola spesso senza farla bruciare. Una volta grigliata, la mettete su un vassoio. Preparate un'emulsione con olio, uno spicchio di aglio schiacciato, il sale, pepe, aghi di rosmarino, e timo. Alla fine qualche goccia di aceto balsamico. E condite la zucca con l'emulsione. Prepariamo gli champignon ripieni. Iniziamo dalla pulizia. Eliminate la terra in eccesso . Li sciacquiamo velocemente sotto l'acqua. E li asciughiamo tamponandoli con della carta. Adesso stacchiamo il gambo dalla testa del fungo delicatamente. Puliamo i gambi grattandoli con una lama di un coltello.
Adesso tritiamo i gambi. Mettiamo l'olio in una padella antiaderente. E facciamo rosolare uno spicchio di aglio. Aggiungiamo i funghi e li lasciamo cuocere circa 5 minuti. Passato 5 minuti, togliamo l'aglio e spengiamo. Trasferiamo i funghi in una ciotola. Tagliamo il pane a fette e preleviamo soltanto la mollica. Mettiamo la mollica in un mixer. E la tritiamo. E la uniamo ai funghi. Aggiustiamo di sale, pepe il parmigiano e il prezzemolo tritato. E amalgamiamo tutto il composto. È arrivato il momento di spellare i funghi. Questa operazione va fatta alla fine per non farli annerire. E ora andiamo a riempire i funghi.
nella stessa padella che abbiamo cucinato i gambi, aggiungiamo un filo di olio. Con uno spicchio di aglio. Una volta scaldato l'olio, andiamo a cuocere i funghi. Copriamo e lasciamo cuocere pochi minuti. Scoprite e sfumiamo con il vino bianco. E lasciate evaporare l'alcol. Evaporato l'alcol, li copriamo e finiamo la cottura. Dopo 3 minuti di cottura aggiungiamo dell'acqua. Copriamo e finiamo la cottura. I funghi sono pronti e li facciamo gratinare in forno pochi minuti. Ungiamo una pirofila con un po' di olio. Aggiungiamo un cucchiaio di pangrattato nel parmigiano avanzato prima. E lo mettiamo sopra i funghi. In forno preriscaldato ventilato a 180 gradi, dopo 10 minuti i funghi sono pronti.